Intanto gli studenti hanno bisogno di risposte di questo tipo, quindi l'università, l'istruzione è fatta di queste occasioni, e la campagna deve recuperare, abbiamo previsto investimenti sulle residenze universitarie e tutti i servizi agli studenti con una serie di risorse che sono state allocate nei programmi operativi dei fondi strutturali, soprattutto nel piano di azione e coesione, quindi risorse dedicate a loro e come occasione come questa di questo giorno, vedere queste strutture moderne che sono in grado di garantire tutti i servizi e quindi non solo i servizi della città ma i servizi in queste strutture, quindi un posto per stare, non solo i vecchi dormitori che uno si ricorda dei studenti che dovevano trovare le occasioni di emergenza, soprattutto nelle grandi metropoli. Invece questi sono spazi attrezzati, bellissimi, se li avete visti, avete modo di visitarli e soprattutto con tutti gli strumenti di studio e di approfondimento che necessitano, quindi una risposta a chi oggi chiede di più, che lo studente universitario e che chiede alla nostra città, alla nostra regione di avere spazi per lo studio e soprattutto abitabilità come questa. Se noi vogliamo attrarre studenti non solo fuori regione ma addirittura stranieri, dobbiamo avere i posti per farli alloggiare. Quindi le residenze sono un investimento strategico di grandissima rilevanza. Questa è una sede bellissima, posti moderni, attrezzati, anche l'Orientale l'ha fatto, la Sunno l'ha fatto, la Federico II lo sta facendo. Noi ci dobbiamo rilanciare da questo punto di vista con la grande capacità di attrarre, di accogliere. Mi sono dimenticato di Salerno, anche Salerno è all'avanguardia. C'è una grande attenzione da parte della Regione, il Presidente Caldoro, come ha già avuto modo di esprimervi, è assolutamente consapevole che non esiste università che non eroghi servizi e la Regione Campania ha 7 università che erogano tutti quanti i servizi compiutamente.